La disparità di genere è un problema che riguarda ognuna di noi, fin dall'infanzia. Ci viene insegnata in maniera silenziosa. Piccoli condizionamenti nella scelta dei vestiti, dei giocattoli. Durante la pubertà il nostro corpo cambia e comincia ad attirare attenzioni. Ci viene insegnato ad abitare il nostro corpo secondo regole precise, per essere femminili quel tanto che basta. Ma crescendo, la nostra femminilità non basta più. Man mano che ci scopriamo giovani adulte, siamo costrette a rimodellare continuamente la nostra forma, anche estetica, spinte verso canoni irrealizzabili. Quando poi ci affacciamo al mondo dello studio, tutto sembra possibile e la vita adulta è a un passo. Qui i sentieri si dividono e la scelta di una facoltà che ci porti verso il futuro che vogliamo diventa ardua. Soprattutto per quelle di noi che vogliono intraprendere percorsi in campi ancora saldamente a maggioranza maschile. Già, perché da qui in poi il rapporto con il maschile si fa sempre più presente, anche nella vita pubblica. Manager, professore, medico. Tutte quelle figure decisionali che più o meno governano la nostra vita. Governano perché solitamente li troviamo un passo avanti a noi, liberi dalle zavorre della disparità. E questa zavorra, di cui pensi di liberarti quando cominci a fare carriera e sei a un passo dal posto di lavoro perfetto per te, improvvisamente ti schiaccia e ti fa ripiombare nelle quattro mura domestiche. La chiamavano maternità, ora è la pandemia. Qualsiasi sia la causa, il risultato è sempre lo stesso. Troppe ore di lavoro, professionale e domestico, mai riconosciute. Difficilmente questa situazione si risolverà da sola. Se aspetteremo, il rischio è di rimanere incastrati in meccanismi sordi ai nostri bisogni. Abbiamo la possibilità, tutte insieme, di farci sentire. Abbiamo il dovere di partecipare. Perché dover faticare il doppio solo per ottenere quello che ci spetta di diritto non è giusto. Non abbiamo più bisogno di scale. Vogliamo percorrere le nostre vite in piano, ognuno sullo stesso piano. Perché nessuno mi può limitare.